Ragazzi, piccole cose, poi vi lascio al video. Lunedì sera torna la tribuna, quindi 21:30, mettetevi la sveglia, non mancate. E probabilmente anche domenica sera ci vediamo in live per continuare a giocare a WWE. Ci divertiamo sempre un sacco. Quindi ragazzi, vi aspetto. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Show Show. Siamo tornati con WWE 2K22 e vi devo ringraziare per tutto il supporto che avete lasciato al primissimo video. Non me l'aspettavo, ok? È il fattore nostalgia. Sapete quanto sono appassionato di wrestling? Ma che figata vedervi in così tanti! E quindi, un po' sorpresa anche per me, torniamo a giocare alla mia modalità preferita, MyGM. Dobbiamo costruire il miglior roster di Raw e renderlo lo show più visto della WWE. È una vera e propria modalità carriera per me, non proprio la carriera, quella del Marais, che probabilmente faremo in live a questo punto. E in caso, iscrivetevi al secondo canale, perché lì ricaricherò in forma di video editato quello che faremo in live. A proposito, grazie ragazzi, l'altra sera avevamo più di 4.000 a giocare a WWE. È una cosa incredibile per me. Appunto, giocando insieme a voi ho capito che rispetto alla primissima puntata un po' di cavolate l'abbiamo fatta, eh. Tanto che ho pensato, ma non è il caso di rifarlo sto draft, visto che la prima puntata era quello che era? Sì e no. Sì, perché adesso che ho giocato un bel po' insieme a voi, ho capito un po' di meccaniche e anche i miei errori nella scelta del draft. Insomma, adesso farei scelte diverse, sicuramente costruirei il draft in maniera molto diversa. Ma no, perché vi ricordate, io dicevo, ma dove sta Randy Orton? Diciamo che il gioco inizialmente vi mette solo un tot di lottatori, altri te li rende free agent, quindi che puoi ingaggiare in qualsiasi momento, ma cambiano di settimana in settimana, quindi bisogna stare anche con un occhio a quello che ci propone. Quindi ragazzi, secondo me, per aggiungere un po' di sfida, continuiamo quello che abbiamo fatto nella prima puntata e cerchiamo pure di aggiustare quello che casino che abbiamo fatto. Quindi questo è il nostro roster. Roman Reigns è campione, abbiamo John Cena e Finn Balor, le nostre due punte di diamante del nostro roster. Abbiamo Tamina, campionessa femminile, e Sasha Banks, che sono in faida, ed è l'unica rivalità che abbiamo in corso. Perché? Perché abbiamo giocato un po' a cacchio. Allora, una cosa è certa, siamo pochi e dobbiamo andare a rimpolpare un po' questo roster. Tra l'altro, stiamo pure sotto dal punto di vista degli ascolti. Stiamo là. E soprattutto ci abbiamo molti più soldi di loro, quindi dobbiamo fare uno show decente. Dobbiamo stare anche molto attenti a quello che ci chiede Triple H di settimana in settimana. Per esempio, qua ci dice di interferire contro la superstar più popolare nel programma di questa settimana. Per noi il più popolare chi è? Ah, sarebbe Roman Reigns. Così come la modalità carriera di FIFA, anche questa richiede un bel po' di tempo per creare le puntate. Perciò ragazzi, fatevi sentire, lasciate tantissimi piace, mi raccomando, datemi dei suggerimenti. Però ho deciso che mi giocherò solamente i match, quelli più interessanti, quelli più importanti, cercando anche di direzionare un po' l'andazzo. Ok. Chi ci abbiamo come free agent? Chi è Chester? Chester che pulisce i cesti. Però è importantissima l'energia, ragazzi. L'energia è importantissima. Oh, Jim Morrison, pure 4 su 5 abilità nei promo. Mi sa che ragazzi andiamo a investire un po' dei soldi. 5 settimane, quindi vuol dire che arriva al pay per view e se ne va con la nostra carta di William Regal. Poi avremmo potuto pure utilizzare una superstar creata, oppure che ne so, Paul Heyman o altri personaggi. Avrei potuto pure creare Mister Spettacolo nel gioco e fare il general manager. Vabbè, ma tanto. Andiamo a ingaggiare la nostra primissima leggenda, perché stiamo messi male. Stiamo messi male. E quindi chi andiamo a prendere come leggenda? Oh, costano zero, ragazzi. Possiamo prenderli veramente tutti. Quindi andremo su Mickey J. No. Allora, Trish Stratus pure potrei prendere, ragazzi, eh. Non me la sottovalutate. Allora, guardate sta cosa. Ovviamente adesso noi ci prenderemo The Rock. Tanta energia, tipo Stone Cold, non me lo prenderei. Anche se lui è un combattente, quindi matcherebbe bene con Roman Reigns, per dirvi, no? 5 settimane, viene, fa quello che deve e poi se ne va. Siamo stati sfortunati che però è solo 5 settimane. Sarebbe il caso di andarsi a prendere tipo 1 a 10, ma ingaggiamo questo talento? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, guardate un po' come cambia la situa. John Cena contro Finn Balor, che è una rivalità che vorrei portare avanti fino al pay per view. Colosso contro combattente, quindi matchano bene, buono contro cattivo. Extreme Rules, vediamo che succede, quindi per iniziare. Poi, Kofi Kingston che lancia la sfida a Braun Strowman, sperando che entri sta rivalità. Ok, pure loro matchano bene. Abbiamo portato dentro John Morrison, quindi spero che lui vada a fare una bella promo, che si vada a pompare un attimo. Poi ci abbiamo Gonzalez contro Sasha Banks con l'interferenza di Tamina, in modo tale da esacerbare sta rivalità. Roman Reigns contro Damian Priest, ma con l'interferenza di The Rock,
che così assecondiamo quello che voleva Triple H e speriamo che questi due creino una faida. Se non dovesse succedere, o caso la prossima settimana facciamo la promo, però vai, si va, speriamo bene. Allora, questa penso la possiamo skippare tranquillamente, ragazzi, anche se un John Cena contro Finn Balor in un Extreme Rules match sarebbe stato interessante, però a noi ci serve solo per capire come... Oh, Finn Balor ha vinto! Come decente? Ma perché decente? Vabbè, è andata. Vediamo se funziona questa cosa che ho scelto io, ragazzi, dell'interferenza. Vince Raquel, ovviamente. Mediocre, però ha montato la rivalità. Ma sta andando malissimo. Vai al me... Oh! Ma porco due! Oh, se manco questa funziona... non ci capisco un cazzo, allora. Vince Damian Priest, ovviamente. Buono. Però almeno ci siamo portati a casa la rivalità tra The Rock e Roman Reigns. Non capisco perché quei due non sono andati bene, ragazzi. Perché John Cena e Finn Balor non... Mo lo vediamo. E Lynch vince, mediocre pure loro, meno male, godo. Ma guarda questi cocchi... Va, scarso, vai a casa! Queste sono due Bernarde, però non so se vince Mandy Rose, vabbè. Benissimo, deludente! Vabbè, ma dai, ma che match fai? Apollo Crews va a fare beneficenza, scherzo, però almeno si porta a casa 5.000 persone. E il main event è questo qui. Io dico, raga, voglio dire, cioè, se perdo sta settimana contro di questi, sono veramente scandaloso, eh. È decente, siamo andati meglio noi. Siamo ancora sotto, stiamo ancora sotto. Siamo vicini, abbiamo più budget. Spenderemo tanti soldi a Backlash. Insomma, mancano due settimane. Le cose qui a Raw non vanno. Sono pronto a rescindere il contratto. Ma cosa? Ma no, ma che perché? Sasha Banks, rovinare il tuo match. L'unico modo che hai di convincermi è offrirmi un bonus di 100.000. Ma tu sei pazza. Ah, ciao, va. Bella Sasha Banks, ci vediamo. Addio, ciao. Quella nullità di Rock mi ha attaccato durante lo scorso match. Ma non ho intenzione di tollerare atteggiamenti del genere. Voglio risolvere le cose sul ring entro le prossime 3 settimane. È regolare Roman Reigns. Ovviamente, ci penso io. In pay per view, perfetto. Mi sei andata Sasha Banks? Ma gli è scandaloso, gli è vergognoso. E mo mi tocca prendermene un'altra. Oh, The Red Flame. Ragazzi, lo dobbiamo prendere lui, oh. Lo so, mi direte. Vabbè, Mike, ma perché non gli hai dato i soldi a Sasha Banks? Raga, ma 100.000 mi leva tutto il budget. Cioè, se glielo davo a lei per rimanere, mi sembra un po' tanto. Tanto è vero che se gliene do 170.000 mi porto dentro Trish Stratus. Lana vuole 100.000, non mi pare il caso. Dana Brooke e quest'altra vogliono bei soldini. Cioè, a sto punto, Trish Stratus 10 settimane. Prendo lei. Vieni dentro, Trish. Allora, sta card l'ho fatta solo per le rivalità. Allora, vediamo se si instaura qualcosa. Un bel rapportino tra Tamina e Trish Stratus. Vince Tamina. Match da merda, però almeno è salito la rivalità. Vediamo se la rivalità di Roman Reigns contro The Rock sale un po' con la promo. Buono. L'abbiamo aumentato. Dai, livello 2, godo. Questi due ragazzi si devono picchiare e aumentare la loro rivalità. Kofi Kingston. Mediocre, niente. Però abbiamo creato una nuova rivalità tra John Cena e John Morrison, che sfocerà sicuramente a sto punto in un pay per view. Vediamo sti due se riescono a fare qualcosa. Vince Finn Balor, che sta vincendo. Le sta vincendo tutte, deludente. Balor una pippa al sugo. Becky Lynch contro Natalya per il titolo. Questo sarà un bel match, sicuro. Oddio. Mi hanno rotto il culo qua, ragazzi. Qua ha fatto schifo. Ah, se ne va. Vabbè, però ci abbiamo ancora una settimana, ragazzi, tranquilli. Per il momento la nostra miglior rivalità è Roman Reigns contro The Rock. Tamina e Stratus l'hanno appena iniziata. E John Cena e Morrison stanno lì. Strowman e questi non si aumenta. Quindi io direi, ragazzi, vediamo se c'è qualche free agent. Randy Orton. Io voglio lui, ragazzi. Lui deve entrare, lui deve essere ingaggiato. Assolutamente, è una pippa al sugo. Fa veramente schifo. Però vediamo se aumentiamo le rivalità, perché stiamo creando un bel pay per view, dai. E vai, Tamina e Stratus sale. Questi due devono portare almeno 3 su 4. The Rock buono, 3, va bene. Poi ci abbiamo sta zozzeria, che non serve a niente, solo a far vincere sti due, esatto, che hanno creato un tag team. Decente, va bene. Voi due, portatela a 2. Eccellente, promo, bravo John. E poi, ragazzi, il main event è Kofi Kingston contro The Red Flame. Proprio sconosciuto, fa il suo esordio così. Ma l'interferenza è Braun Strowman. Speriamo che faccia qualcosa
a favore della rivalità tra quei due, mediocre. No, non salgono, quelli quei due sono proprio negati, non frega un cacchio a nessuno. Madonna che schifo, raga, tutti quanti stanno a fare veramente cagare. Va bene, ragazzi, siamo a Green Bay. Questa è Backlash WrestleMania. Te l'avevo detto, Damian Priest? Non me l'avevi detto. E William, non so se lo sapevi, ma mi piace. Anzi, adoro combattere un certo tipo di match. Il solo unico TLC. Sono il migliore al mondo. Dobbiamo chiudere ste rivalità. Allora, guardate un po'. Che ci dice? Non inserire The Rock in un match. Ma che sei stupido. Ma che santi, Triple H, ma tu il fiuto per gli affari zero, cioè, è mese che sto di Roman Reigns contro The Rock, Roman Reigns contro The Rock, cioè roba da WrestleMania e tu che fai mi dici non lo metti. Questa è la card del nostro primo pay per view che andremo anche a giocare, John Cena, John Morrison, DLC, perché lo vuole John Morrison. E giocheremo nei panni di John Cena. Poi Damian Priest va a fare beneficenza. Vabbè, autopromozione The Red Flame, la fiamma rossa, che c'ha uno in promo, quindi farà un disastro. Però ragazzi, sinceramente, che demo fa? Il discorso è quello. Oh, potrebbe sfidare qualcuno però effettivamente. Aspetta, potremmo andare a sfidare qualcuno, tipo Kofi Kingston. Autopromozione per Finn Balor, che rimane fuori dal pay per view. Sti due ragazzi spero che facciano qualcosa. No, gli ho messo un Hell in a Cell. Direte, fate un Extreme Rules e andate a quel paese. Sarà Hell in a Cell tra questi due. Considerando che tra due settimane il contratto di The Rock scadrà, e anche quello di John Morrison, insomma ragazzi, forza di cose, questi due dovranno perdere, quindi cercheremo noi di metterci in mano, ok? Perché c'è il Money in the Bank? Vabbè, non lo sapremo mai. Eccolo qui, John Cena si vuole andare a prendere il posto del number one contender, perché chi vince poi questo match andrà a prendere sicuramente posto di number one contender. Quindi insomma è importante. Eccolo qua, John Cena che alza le mani al cielo e dice ci penso io. Guarda le vene, ragazzi, guardate le vene. Probabilmente da YouTube non si capisce, ma è clamoroso. Ammazza John Cena, che sei passato dal gommista? Che è successo? Eccolo, John Morrison, che pure lui, ragazzi, c'ha l'età che c'ha, però che gigante, che spettacolo. Vi ricordate quando entravano con Melina la Perata? E Joey Mercury mi ricordo che subì un infortunio clamoroso, insomma, durante proprio un TLC. John Morrison, che grazie al soldo di Mr. Spettacolo è arrivato alla corte di Raw. Tutto bello, contento, guardalo qua. Beh, lui ragazzi c'ha tanta energia, era pure abbastanza famoso. Godo, ce lo metto subito dentro, no? Sono questi i profili che ci servono. Cioè quelli che combattono, quelli che portano avanti la carretta, no? Si va. Uff. Ora più o meno ho ripreso in mano il gioco, ragazzi. Purtroppo hanno cambiato tutti i tasti, è un casino per me. Vai John. Attenzione, suplex dalla terza corda. Subito così, lo metto a sedere. Allora, ci prendiamo subito un bel tavolo. Un bel tavolino, ragazzi, per apparecchiare la situazione. Ah, giù, subito così. Subito così, no, alzati. Buttalo giù, eccolo qua. John Morrison, subito giù. Attenzione, John Cena però è un pazzo, è un folle, ci vuole pensare lui. Oh my god, è morto. John Morrison è già morto. Guarda, già sta lì a terra. Oh mio Dio, questa era una mossa OMG, Sì, so. Oddio, John Cena è matto, ragazzi, John Cena è matto. Che fa il powerbomb? No, lo uccidi. Lascialo stare. Come se niente fosse John Morrison. Porca miseria, raga, ma John Morrison. Oh, fa molti LC e poi... Oh, richiama tutti. You can see me. E lui dice, veramente ci vedo già da mezz'oretta. No, maledetto, si è alzato. Non mi ci ha fatto credere. Stavo là, tutto fomentato. Ma no. Vieni. John Cena vuole buttare fuori la spazzatura. Qua ci siamo. Ora andiamoci a prendere quella valigetta. No, ci butta giù. Buttati su. Oddio, questo l'ha preso in bocca. Mi sa che domani si alza Morrison, eh? Oh no. Invece sì. Non hai capito che so John Cena. C'ho 5 mosse, ma sono fatte bene. E ora vado, ragazzi, vado. Ok, che devo fare?
Il buco. Ah, ok. Ah, aspetta. Oh. Quasi! No! Levate! No! No! Ho capito com'era il minigioco, l'ho capito troppo tardi. No, powerbomb dalla scala. Vabbè, ma stiamo proprio... Ma lui si rialza così, ragazzi. Lui è John Cena. Lui tutto può. Oh, prendilo. No, raga, no. Oh, ok, ce l'ho. Che sta succedendo? Che cosa sta succedendo, ragazzi? Ancora lui. Ci riprova, John Cena. Oh. Ecco, è morto, dai, ragazzi. È veramente schioppato, su. Adesso John Morrison la devi fare fuoco. È finita. Ci stanno i calci di rigore adesso. Ok. Solo me la so buttata proprio su. Vicino alla scala, non fa niente. In altri momenti, ragazzi, l'avrei buttato fuori dal ring per garantirmi l'accesso al Money in the Bank qua. Vai. No. No! Guarda quanto è infame sto minigame! No, vabbè, ragazzi, credo. Ok. Ma guarda quanto è infame sto minigame! Non ci credo. No, sulla scala! No, ragazzi, è infortunato John Morrison. John Morrison chiaramente infortunato domani. Oh, no! Ma è veramente finita. No, si rialza. Dopo una powerbomb, si rialza. No! Lasciami! No! Vince lui! Ti prego, no, che vince lui! No! È un matto, John Morrison è un matto, ragazzi. John Morrison è un matto. E invece no, ha fatto bene, guarda. Ma vince lui. Oh, non credo. Ragazzi, sto match sta dura quanto? Una giornata. Dai, adesso è il momento, raga. Adesso è il momento. Dai, John. Vatti a prendere quella vittoria. Niente. No, sbaglia così. Sì, ce l'ho fatta. Sì, nonostante un cazzotto in panza. E namo. John Cena si porta a casa il Money in the Bank. Vabbè, non è Money in the Bank, però let's go John Cena. Oggi sarà grandioso match. E si alza pure la rivalità, che secondo me doveva essere conclusa qui. Però io un grandioso me lo porto a casa, raga. Vediamo se Damian Priest decente. Ci portiamo a casa 5.000 persone. Allora, mid card, Trish Stratus contro Tamina. Però può essere pure vince Tamina, eh? Tamina in mezzo. Tamina vince! Un altro match grandioso e si alza ancora la rivalità tra queste due. E poi, ragazzi, Red Flame contro Kofi Kingston, no? Vediamo un po'. È una bella promo scarsa. Questi due, ragazzi, come va, hanno fatto schifo tutto il mese. Vince Strowman alla fine. Vabbè, buono. Vabbè, ci posso stare. Finn Balor fa il tuo, decente. E adesso, ragazzi, ci siamo. Il motivo per cui tutti noi siamo qui. The Rock contro Roman Reigns. Eccolo qua, The Rock, che torna in WWE dopo anni e anni. E ci torna per mettere un freno, una fine ai soprusi del cugino. Perché sì, ragazzi, questo è uno scontro tra cugini. E non è un Mike Scioscia contro Stormy. È un The Rock contro Roman Reigns. Una grande tradizione di wrestler scorre nelle vene di questa famiglia. Ma oggi The Rock deve riuscire a mettere un freno alla follia, a... la tracotanza, l'arroganza del capo dei paguri. E quindi, eccolo qua, è tornato. Sono state settimane di parole, di chiacchiere. E oggi che però si faranno i fatti. E si faranno nell'Hell in a Cell, dove solitamente vengono proprio concluse le più grandi rivalità, ragazzi. Quando due non riescono a mettersi d'accordo, quando combattono fino allo stremo, quando tutto sembra... Hell in a Cell. Non ci sta niente di meglio. E noi cercheremo di combatterlo al meglio. Peccato che però The Rock, insomma, soccomberà. Tra l'altro, un attimo solo, ma quanto è bella l'entrata di The Rock su sto gioco. Cioè, lui ha fatto troppo bene.
Guarda qua quando alza il sopracciglio, che figata. The People Champion, il campione del popolo. Mio wrestler preferito, ragazzi. The Rock non si tocca. Cioè, nella mia top 3 c'è The Rock, Stone Cold Steve Austin, un altro che non si può nominare in WWE. Però, insomma, The Rock al top negli anni 2000 era il meglio di tutti. Però vediamo anche l'entrata da campione di Roman Reigns, che è diversa dall'entrata che avete visto l'altra volta. Guardalo quanto è matto. Il campione WWE, Roman Reigns, si fa avanti, guardalo. Signor Romano Regni non ha problemi di mostrare la cintura messa proprio lì a sfregio rispetto a tutti gli altri. La volete? Guardatemi le spalle. The Rock. Solo le animazioni sono rimaste quelle. Vabbè. Dall'altra parte, il campione. Comunque, quanti anni sono che io dicevo che Roman Reigns doveva diventare cattivo, doveva tornare heel per renderlo più interessante? E penso che ce l'abbiano fatto. Eccoli qua, ragazzi. Hanno chiuso la gabbia e si va. Bella la schivata di The Rock. Insomma, uno dice, sarà arrugginito. Boom, sì, sarà arrugginito. Guardalo. Certo, ragazzi, questo è un match da WrestleMania, eh. Questo è un match che... che vai a fare, oh? Oh, The Rock, torna qui. Grazie per la sedia, The Rock. Ma ha passato giusto la sedia. Boom! E quante sediate si sono dati a Natale, a Santo Stefano, a Pasqua e Pasquetta, questi due. Qui, ragazzi, ci si fa male. Licenza di uccidere. The Rock va giù subito, però lo schienamento. The Rock Sledgehammer, grazie mille. Questo mi ricorda un Hell in a Cell tra Batista e Triple H. Grazie. No, sangue per Roman Reigns. Ma come? Ma io non c'ho neanche la testa rossa. No, mi ha lanciato via. Ma scusa, io gli volevo fare la mossa. Vabbè, si va su. Sono due pazzi questi qui, due folli. Andiamo su. Scala. Adesso, ragazzi, quel che succede. Just bring it. Yeah, beccate sto carcio in bocca, dè. No. Ma la parata, guarda che figata. Che figata, ragazzi. Super Bend Punch nella Rock Bottom. Ma che roba. Attenzione, siamo pericolosi lì. C'è una bella Atomic Drop. Brutto. No. Sono finito, ragazzi. Questo mi schiena qua. No, doppia. Ma un matto. Vuole proprio chiudere la carriera. Gli voglio chiudere la carriera. Eh no, mi vuole buttare giù. Roman Reigns dice no. No, The Rock è morto. Madonna, raga, che volo che ha fatto. Boom, Superman Punch. Ancora. Spear. Devastante. Oh, che gli è successo? Rock? The Rock? È tutto ok? Sta andando giù Roman Reigns, eh? No. Rock bottom! Oddio, mi ha salvato, raga. Mi ha salvato. Stava andando giù. Allora, ragazzi, è roba nostra. Spear ancora! Ancora pump handle. Qua è finita, ragazzi. Carica Roman Reigns. Gli dice alzati. Lo vuole chiudere con le sue mosse. Superman Punch. E adesso, ragazzi, sarà good night per The Rock. Buonanotte, The Rock. Buonanotte, è stato bello. Adesso tornatene a Hollywood. E forse fai pure più soldi. Spear. È finita. Credo di aver regalato un bel Hell in a Cell, eh. Forse il più terribile mai combattuto. No, beh, mai combattuto no, però sicuramente questi due se le son date. E Roman Reigns mantiene il titolo in maniera pulita, però. Guardate lì. Guarda là Roman Reigns, che disastro. Guardate, raga, l'occhio nero, il rosso sul suo corpo. The Rock, ragazzi, c'ha bisogno chiaramente di aiuto medico. Però, se muoi fan, un classico,
Rivalità conclusa, vedete ragazzi? Quindi The Rock se ne può tornare a casa. Grazie mille The Rock, grazie mille Rocky, grazie mille Rocky. Speriamo che questi non fanno meglio di me, però contro Brock Lesnar iniziano così loro. Vince Brock, che è il campione, che non si è più visto. Grandioso, azz. Si aumenta la rivalità. Buono. Raul Mendoza, decente. Vabbè, questi ragazzi hanno fatto schifo tutta la settimana, quindi sicuramente mo faranno un epico. Buono, va bene. Eccellente, Charlotte Flair. Oh, occhio che loro c'hanno uno mezzo infortunato, eh. Due mezzi infortunati. Comunque, gestione del pay-per-view pazza. Roderick e Walter che c'hanno... Grandioso, che c'hanno però la rivalità. Vabbè, è nettamente meglio Raw qui, eh. Ottima organizzazione. Il match iniziale e il main event sono stati i migliori del pay-per-view. Ma aspettavo un po' di più da Cena contro Morrison, che però... Hanno alzato a 3 la loro rivalità. Qui l'abbiamo conclusa. C'ho due buone rivalità da giocarmi. Anzi, 3 buone rivalità da giocarmi. Se tutto questo ci ha portato a scavalcare SmackDown, oggi Raw è stato incredibile, dai. Che grande conclusione per la rivalità tra Reigns e The Rock. Sì, sì. E neanche di poco, ragazzi. 28.000 gli ho dato. Dai, insomma. Guarda William Regal com'è contento. Ehi, il mio contratto con Raw scade alla fine di questa settimana. E che vorresti fare, The Rock? Quindi, mi piacerebbe rimanere. E questo è il mio prezzo. 123.000. E se te ne proponessi 86... Che poi è poco, però non so quanto rimane. Se te ne proponessi 86.000? Non è quello che mi aspettavo, ma mi è contento, sì! Alla prossima settimana! Quindi c'è ancora The Rock! Beh, 86.000 è regalato. Ma dobbiamo capire quanto tempo. E il mio contratto scade questa settimana. E quindi, se te proponessi 67.000... Calo moderato. Che ne dici di diventare partner per qualche settimana? Tu aiuti me, io aiuto te. Ce posso pensare. Ragazzi, abbiamo ancora per 6 settimane. Quindi almeno un altro pay per view The Rock che dobbiamo sfruttare a sto punto. Roman Reigns è in cerca di un'altra rivalità. Sapete che c'è, ragazzi? John Cena c'ha stato livello 3 con Morrison, che secondo me potrebbe essere concluso in un pay per view. Dove sta Morrison? Sì. Quindi dobbiamo trovare un avversario a The Rock. Vediamo se invece i free agent... I soldi stanno a cominciare a scarseggiare, eh. Vabbè ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Mi raccomando, supportatelo alla grande, datemi dei suggerimenti. Spero che vi possa piacere questa idea. Oh, saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.